Buongiorno Maurizio, sai che cosa è successo questa settimana? Cioè, Manuela, non dimmi che qualcuno ha osato criticare In Factor. No, assolutamente, è successa un'altra cosa. Io ho postato una richiesta di aiuto su LinkedIn perché vorrei rifare il mio logo e quindi ho chiesto dei pareri. Sono arrivati davvero tantissimi aiuti, tantissimi commenti. Questo già mi dice che LinkedIn è proprio un bel posto dove essere, perché se hai una buona rete, le persone ti aiutano. Quindi se tu dai, poi le persone davvero rispondono. Ma devo dirti che tra tutti i commenti che ho visto, me ne è rimasto impresso uno. C'è stato un ragazzo che non solo mi ha risposto, ma ha creato un logo apposta per me. E quindi ho pensato di invitarlo. Allora, questo ragazzo si chiama Ibrahim e raccontaci tu chi sei, che cosa fai, che così lo sai meglio di me. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto grazie per avermi invitato a questo bellissimo episodio di In Factor e mi ha fatto piacere che questo logo che ho creato le è piaciuto. Infatti vorrei vedere pure proprio questo logo nel suo profilo che lo utilizza, che sia più utile. Sì, infatti ho visto questo annuncio che lei sta cercando cioè, capire quali di questi logo più, diciamo, più adattabili al contesto. Allora, ho preso il contesto, ho creato un logo che ho pensato che potrebbe essere più, diciamo, adatto al contesto. E infatti con questo ho dimostrato sia la mia capacità, diciamo, di quello che mi occupo, anche contemporaneamente le ha aiutato. Quindi penso che è stata molto effettiva questa, diciamo, tecnica. Tu hai fatto quello che dico sempre, dico non raccontate che siete capaci, ma mostratelo. Però adesso dici che cosa fai e perché sei su LinkedIn. Allora, sono in realtà un semplice studente neolaureato di hobby, faccio il marketing e creazione del contenuto creativo, ma anche adesso sto lavorando sul raffinamento delle capacità analitiche e ho iniziato di imparare analisi attraverso le programmazioni varie. E in realtà sto pensando di cercare un lavoro, trovare un lavoro in settore proprio che si occupa sia dal punto di vista creativo che analitico. Quello che potrei fare io è unire questi due lati. Di hobby poi sto pensando di creare, infatti già sto creando il mio sito dove dimostrerò i vari logo, i vari diciamo portfolio, i lavori diversi che farò per me stesso. Bello, bellissimo. Cosa dici Maurizio? Sì, perfetto. Direi che Ibrahim è l'esempio concreto di cosa significa essere creativi. La creatività non è nient'altro che la capacità di trovare soluzioni originali e innovative a dei problemi. Su LinkedIn, qual è il problema che sempre appunto tutti vogliono risolvere? È appunto quello di trovare lavoro. Però spesso, dobbiamo dirlo, Emanuela, non sempre si adotta la strategia giusta per raggiungere questo obiettivo. È normale, non si adotta la strategia giusta per tantissimi motivi. Innanzitutto perché subentra molto l'emotività, il lavoro è una cosa fondamentale per tutti e quindi cerchiamo appunto di raggiungerlo nel più breve tempo possibile. Però allo stesso tempo dobbiamo anche dire come andrebbe utilizzato LinkedIn da questo punto di vista. Spesso vediamo dei curriculum pubblicati su LinkedIn, funzionano, possono funzionare l'1%, il 2%, però quello che ha fatto ad esempio Ibrahim è cosa che dovrebbero fare tutti.
chi cerca lavoro, è appunto quello di emergere tra tutta questa concorrenza. Abbiamo tanti competitor, ma chi emerge? Emerge appunto chi non solo, come dici tu, racconta chi è, ma devi anche dimostrare cosa sei fatto, e poi così emergi tra la folla. Che poi in realtà questo è un qualcosa che non si verifica solo su LinkedIn, ma in generale nella ricerca del lavoro bisogna essere ok tecnici, quindi avere il tuo curriculum, essere appunto comunque competente, però allo stesso tempo devi anche avere questa capacità per dimostrarlo, farlo emergere. Ma Emanuela, appunto su LinkedIn Ibrahim è un esempio concreto, ma fuori da LinkedIn si può fare qualcosa di simile? Guarda, in tanti anni di come recruiter e come HR mi è veramente capitato di tutto. Alcuni me li ricordo ancora. Mi ricordo che quando ero HR manager di un'azienda internazionale, un ragazzo ha accompagnato il suo curriculum a una scatola di cioccolatini, e me lo ricordo ancora perché venendo da fuori Europa ho dovuto compilare un sacco di documenti per riceverlo. Però me lo ricordo. Ma passando ad altre cose, mi ricordo sicuramente le persone che hanno accompagnato il curriculum o l'intervista a un lavoro. Quindi mi hanno dimostrato che prima di arrivare in azienda si erano davvero interessati. E quindi, non so, persone che si proponevano come Facebook specialist, ma che avevano davvero analizzato Facebook nell'azienda e mi portavano dei consigli. O anche persone che in colloquio mi hanno detto di essersi accorti che c'era qualche errore di posizionamento nel brand in cui lavoravo. Quindi bisogna sempre unire la creatività alla tecnica, intendo dire, bisogna essere sicuri di fare un qualche cosa di tecnicamente buono e corretto. In questi casi lo avevano davvero fatto, avevano dimostrato creatività, voglia di fare e sicuramente capacità. Me li ricordo ancora. Allora, io ringrazio tantissimo Ibrahim perché sei stato veramente gentile a partecipare a questa nostra puntata. Ti raccomando di curare bene anche il profilo, quindi keyword, buona compilazione, eccetera. E ti ringrazio tantissimo. Che dici Maurizio? Abbiamo detto tutto? Sì, sì, anche questa volta siamo stati molto molto bravi, ma il più bravo di tutti è stato Ibrahim con la sua idea geniale e originale. Grazie mille, anche io vi ringrazio per questa bellissima serata insieme che mi avete dato un'opportunità di parlare con voi, che mi ha fatto tanto piacere, anche ho imparato tante cose, e grazie mille. Grazie a Ibrahim, grazie a tutti. Ciao.